Correva l'anno 1399 quando i Malatesta da Rimini decisero di venire con parte della loro corte in pellegrinaggio a Fano, al santuario della Madonna del Ponte, per chiedere la grazia alla Beata Vergine Maria di salvarli dalla peste che stava falcidiando la popolazione in quel periodo senza alcuna pietà. È da questo preciso episodio storico, compiuto da Carlo Malatesta, che da tre edizioni nella Pinatina di Ponte Metauro il periodo medievale di Fano riprende vita e tradizioni. Il Palio delle Contrade, che è arrivato alla terza edizione, è un bel momento per raccontare bene una Fano medievale che molti non conoscono, ma soprattutto i turisti che la approcciano magari venendo a Fano per la prima volta. È un momento di grande divertimento, di stare bene insieme, con spettacoli veramente di primissimo ordine, che vanno dalle gare con l'arco, al tiro con la fune, al palio stesso. Il palio, che tra l'altro è un oggetto disegnato dagli studenti di Fano, che ogni anno vincono, si qualificano per donarlo a una delle quattro contrade storiche in cui è stata suddivisa la città, che si sfidano come una mini Olimpiadi, visto che siamo appena il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi medievale. Ogni anno questa rievocazione ha avuto un crescendo di gradimento e di pubblico, e ogni anno la Pandolfaccia, che lo allestisce, ha lavorato e aggiustato il tiro, è proprio il caso di dirlo, per mettere a punto un evento di chiusura dell'estate fanese che fosse all'altezza e lasciasse nei cuori di chi lo visita un bel ricordo. E anche quest'anno migliorie e nuovi appuntamenti non mancheranno. Le novità sono tantissime, elencarle tutte ci fa difficoltà. I Fiori all'Occhiello sono la doppia area spettacoli, quindi avremo due aree spettacoli che andranno in contemporanea sia nella Pineta Bassa che nella Pineta Alta. Ci saranno esibizioni molto nuove, sia del nostro gruppo che di gruppi ospiti, facendo esempio i Bambini Sbandieratori, che per la prima volta li portiamo a Fano e che già preannunciano la prossima gara che ci sarà il prossimo anno con tutti gli sbandieratori d'Italia a Fano. Ci saranno i gruppi di Monte Cassiano, ci saranno i gruppi balestrieri, la Pineta Bassa rivivrà. Ci saranno tanti nuovi spettacoli, tante nuove attrazioni che negli scorsi anni non si sono viste. Più sarà sempre la tribuna, la possibilità di mangiare, quindi anno per anno verrà evoluta. Quindi speriamo anche quest'anno, siamo anche un po' convinti che quando entrerete sarete nuovamente stupiti come lo scorso anno, e quando siete entrati avete trovato la tribuna e tutto quello che è. Anche quest'anno vi stupiremo con nuovi effetti speciali.